Nessuno contento fino alla fine, fino in fondo. A voi va meglio forse il pareggio? Noi ci va assolutamente bene. Io avrei firmato per il pareggio con questa formazione qua. Come al solito sono contento della prova dei ragazzi, perché nel primo tempo abbiamo subito un'ottima Juventus nel primo tempo, e nonostante ciò siamo riusciti a saltarci fuori nel secondo. E comunque sono delle reazioni che io valuto sempre in maniera positiva e sono contento. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma con, cioè, non avevamo neanche comunque tutti i nostri giocatori in campo. E infatti a me fa veramente incazzare. Mi accontento, sta cosa. Cioè, allora, mi accontento. Prima di tutto, OneFootball, scaricatelo qui sotto in descrizione, c'è il link, ragazzi, per leggere anche un po' il post partita, perché io sono anche curioso di capire alcune scelte, magari tipo togliere Dybala, togliere Cuadrado, non mi sono piaciute fino in fondo, quindi devo rielaborarmene anche nel cervello per fare le pagelle domani. Voglio capire anche se c'erano stati dei problemi fisici prima di, però sono robe bisognerebbe che capire, sì. Che secondo me Dybala non avrei tolto per niente al mondo stasera, però va bene. E cazzo, Milan aveva delle assenze importantissime. È vero che non bisogna guardare queste cose, nel senso che te devi vincerla con o senza quelli senza degli altri, non te ne frega niente. Esatto. Però in un momento del genere, soprattutto in cui la Juve è in una difficoltà incredibile, cazzo, siamo a 2 punti in 4 partite, cioè abbiamo fatto mezzo punto per ogni partita, abbiamo perso i punti con l'Udinese e con l'Empoli, devi cercare di rubargli al Milan. Più che altro, certo, è che fate una parte di partita da, una metamorfosi. Da Juventus, quindi che dici, cavolo, sono tornati, cioè è una bella squadra, è la squadra che ha questi nomi, questi giocatori che sono dei campioni. Fate una parte di partita dove giocate veramente bene e poi, come dicevi te prima, mettiamogli irriconoscibili in diretta, cioè, calate totalmente la Juventus del secondo tempo. Ma non c'è, non c'è solamente stata confronto col primo, dici è un'altra squadra. Ma c'è nel primo tempo della roba bellissima, nel secondo sembrava che non sapessero giocare a calcio. È vero, noi siamo più costanti, secondo me. Milan è più costante, bene o male. Cioè, ma com'è possibile che una squadra si spenga clamorosamente? Perché qua si parla proprio di spegnersi. Qua io credo che sia una condizione fisica, forse. Anche. Spero di sì, perché quella la puoi migliorare. Però adesso, ragazzi, è il 19 di settembre. Cioè, lo so, però c'è stata la Champions League. Non riesco a capire, perché comunque hai tutti i pronostici per avere sempre comunque la concentrazione alta. C'erano, perché stavi vincendo 1-0, comunque per voi era molto importante fare i 3 punti, e quindi secondo me avevate tutti i presupposti per entrare in campo secondo tempo, però, e dare l'anima. Però anche qua, il primo tempo la Juve l'ha giocato molto bene ed è andata in vantaggio. Il problema è che, nonostante l'abbia giocato bene, di tiri in porta, di occasioni pericolose, c'è stato il tiro di Alessandro Dybala e il colpo di Morata al volo sul cross. Basta, cioè non è che sei andato ad attaccare la porta del Milan. Sembra quasi che fai il primo gol e ti accontenti perché sai che non hai ossigeno, sai che non riesci a darne di più. È stata esattamente la partita che abbiamo fatto con il Napoli, identica, solo che stavolta per fortuna non ne abbiamo presi due, ce ne siamo fatti solo uno di autogol sto giro. Non lo so, perché anche il gol che prende, cioè la Juve che gol prende, sì, ma dai, ma che gol prendi, prende il gol su Rabiot, che però poi poteva prendere degli altri, ma certo, la parata di ma che sia chiaro, abbiamo rischiato di perderla, Florenzi alla fine abbiamo rischiato di perderla sta partita qua. Alla fine meritato il pareggio, secondo me. No, sì, il pareggio è il risultato più giusto, sì, di una gara del genere. Sì, esatto, perché il primo tempo loro, secondo noi, forse se andiamo a vedere le statistiche, forse qua, forse più il Milan. Esatto, abbiamo qualcosa in più noi, forse anche come palle gol alla fine del match. Sì. Ma possiamo dire, tra l'altro, che per quanto mi aspettavo questa partita, in realtà è stata anche brutta tecnicamente, perché da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo sì. Madonna, nel secondo tempo, perché noi anche il primo, noi abbiamo fatto proprio fatica, noi siamo riusciti a trovare qualche buco malissimo verso la fine, quando la Juve sbagliava tutto abbiamo, perché sbagliato. Finché la Juve giocava a calcio, noi a livello tecnico non riuscivamo a entrare, non riuscivamo a trovare spiragli. Dopo la Juve ha iniziato, cioè si è autoflagellata, cioè la Juve, per fortuna. Poi adesso la Juve sembra aver trovato, no, il suo abito naturale con questo 4-4-2 a 3 in impostazione, però che forse è giudicabile, perché comunque non stai ottenendo tanti dei gran bei risultati. Sì, cioè, ha funzionato a Malmo e basta. Metti su Chiesa, e io volevo arrivare lì. Cioè, ma questa squadra non può sempre prescindere da Chiesa. Cioè, adesso un modo per mettercelo dentro lo dobbiamo, esatto, trovare, cioè, a costo di sbilanciarci. Se stasera non ci fosse stato Rabiot, ci fosse stato Chiesa, esterno sinistro, aveva giocato tutto l'anno. Cioè, Rabiot, ragazzi, ha giocato per il Milan. Ci fosse stato Chiesa, Rabiot, penso
qualcuno può andare a vedere cosa ha preso Rabiot. Cioè, ah, domani facciamo le pagelle e ne parliamo. Domani, mamma mia, cioè Rabiot proprio il peggiore in campo, ma è proprio uno in meno, cioè fa proprio dei danni. Guarda, cioè, stasera sono arrabbiato, col Napoli non ero arrabbiato, perché mi aspettavo, ho detto, con quello che c'è, è un po' quello che stai provando te, no? C'erano tante assenze, presupposti, ci credi, sei contento di... Però sai che sarà difficile, e quello che avevo visto, secondo me, era, non dico il massimo che si poteva dare, perché il massimo era non farsi i due gol, perché ce li siamo fatti noi. Noi stasera però, cioè, il Milan ha fatto quello che doveva fare con le assenze, porta a casa un punto, contento. Sì, sì, esatto, certo. Io stasera sono incazzato. Ci credo, ma voi siete la Juventus e avete due punti, e soprattutto, cioè... fate tutto da soli, e quello è il brutto. Quando, ma davvero? Cioè, guarda, gli altri ti massacrano. Non so, noi, guardi, noi il Liverpool, uno dice, oh, loro sono più forti. Cioè, noi potevamo fare qualcosina di meglio, ma loro sono più forti. Noi fino adesso in ogni partita abbiamo qualcosa da recriminare per colpa nostra. È vero. A dire, la prima Szczęsny ci fa le due cappelle, la seconda con l'Empoli, vabbè, lì non hai giocato proprio per tutta la partita. La terza al Napoli, le assenze e gli autogol. Stasera non puoi smettere di giocare. Ma poi anche quelli che vengono su dalla panchina, cioè, che inclusisca che Chiesa non ha lasciato il segno, nessuno dei tre, i no, cambi che fa, non ha toccato un pallone, ma pigri, è vero che non gli sono arrivati, no, cioè, capito, va benissimo, sono d'accordo, però uno che sale dalla panchina, anche l'iniziativa personale di prendere la palla e andare a puntare, cioè ha cambiato l'attacco, di Bala Morata quadrato, la colpa la do sempre un po' anche al vostro centrocampo, che secondo me fa fatica. Tu prima mi dicevi, come mai noi abbiamo giocato bene, ci sono stati dei bei spunti, ma non arriviamo a fare delle grandi occasioni di gol. Io lì ti rispondo che secondo me è la colpa un po' del centrocampo, che non riesce a supportare bene, a supportare bene questo attacco. Spesso, e tu non puoi sempre sperare che Dybala, Morata si inventino le giocate, cioè gli attaccanti vanno supportati. Ma guarda, questa io più ci penso, ed è una roba che vado dietro a dirla dall'anno scorso, questa Juve fatta com'è, con i giocatori che ha, deve giocare solo di ripartenza. Giochi con il 4-4-2 e giochi di ripartenza. Esatto. Oh, abbiamo fatto soldi con di ripartenza. Ma io, sai cosa? Io farei un 4-3-3 se fossi voi. Netto e chiaro, io metto Chiesa e cosa? E Dybala esterni. Ok, ti perdi Dybala, che ti va però esterno lui ci resta. Però dopo Quadrado deve fare il terzino. Sì, fa il terzino, e te non giochi con tre centrocampisti, giochi con Locatelli, Bentancur. Io sarei da 4-2-3-1. Dybala dietro Morata e Quadrado e Chiesa sugli esterni. Questa formazione qua, ma con Chiesa a sinistra al posto di Rabiot. Guarda, se secondo me sei a posto così. Io bisogna vedere se dopo ti riesce a dare un supporto in fase difensiva, lo so, però tanto dei gol li stai prendendo lo stesso, anche stasera l'hai preso da calcio da fermo. Sì, sì. Cioè, sempre per colpa di Rabiot comunque. Che ha dato l'angolo. Però ha dato l'angolo in quella maniera lì molto goffa, tra l'altro. Però niente, ragazzi, questo è un po' il discorso di stasera, quindi non ci picchieremo stasera. Andiamo a casa con un bel 1-1. Che è contento lui, però io no. Questa volta porta a casa lui. Questa volta non ho portato fortuna a Toso, me la sono tenuta un po' per noi. E vabbè, andata così, ragazzi. Domani ne parliamo nelle pagelle, però non sono del tutto contento. Fatemi sapere un po' nei commenti, secondo voi, che cosa manca alla Juve e quali sono i motivi per cui davvero non riusciamo a fare una vittoria in Serie A. Questa è, nelle ultime 9 partite, Allegri ha fatto 0 vittorie in Serie A. Vi lascio con questa piccola chicca qua.